All'Andilana Beach Resort è presente ogni ben di Dio, ma sui social network e sul sito web c'è poca informazione. Forse viene mostrato solo un terzo, un quarto delle strutture qui presenti e delle attività e dei servizi messi a disposizione. Motivo per cui ho deciso di fare questo video per presentarvi nel dettaglio l'Andilana. Cosa non racconta il profilo Instagram dell'Andilana che vi posso raccontare io? Per esempio che c'è un percorso di fitness nel giardino della struttura, che ci sono campi da tennis che si possono prenotare, oppure una palestra al chiuso o un campo da calcetto in erba naturale. Il wifi del resort funziona bene? Scoprirete tutte queste particolarità in questo video. Cosa è incluso e cosa è escluso dal formato all inclusive della struttura dell'Andilana? Le uniche cose escluse sono le escursioni giornaliere, il tour del nord che si possono prenotare a parte pagando, le bibite imbottigliate, quindi vini e birre durante i pasti, c'è la possibilità poi di fare dei massaggi ovviamente a pagamento, tutto il resto praticamente è incluso, anche la possibilità di prendere dei drink al bar. Quindi possiamo dire che anche la sbronza post cena è inclusa nel prezzo. Il formato all inclusive prevede anche la possibilità di pranzare al ristorante Pili Pili, che si trova tra la spiaggia relax e quella dell'animazione. A pranzo non è a pagamento perché risulta nell'all inclusive del resort, mentre a cena è a pagamento. Ci hanno detto che più o meno si mangiano le stesse cose, ma c'è un po' più pesce, fritto misto diciamo, e meno buffet. Mentre a pranzo si può decidere tranquillamente se mangiare al ristorante del resort o al ristorante Pili Pili, a cena la situazione cambia perché per mangiare al ristorante Pili Pili bisogna pagare una quota fissa di 45 euro. Ne vale la pena? Non lo so, perché a cena non sono mai stato al Pili Pili, ma secondo me il punto forte, il vero punto forte del ristorante Pili Pili è la vista ed è bello godersela tranquillamente di giorno a pranzo. Le camere sono disposte su due piani, c'è la possibilità di alloggiare in camere viste giardino oppure in camere vista oceano. Nel retro della struttura, come vedete, c'è un parco immenso dove c'è la possibilità di fare sport e ammirare la bellezza di alcuni animali veramente rari, come Carolina, la tartaruga gigante. Pelle, più lenta di te a mangiare. Mi assomigliate, bello! Per il servizio fotografico è sempre disponibile. Allora, nel resort c'è una sorta di zoo, abbiamo dei lemuri, tartarughe piccole, la tartaruga gigante Carolina, pure delle capre, speriamo non siano troppo aggressive. Oh. Guardalo, no, guardalo! No, non il dito! Non il dito! Cos'è? Abbiamo tre coccodrilli anche, ne abbiamo visto solo uno. L'unica nota veramente dolente forse di questo resort è il wifi, che prende davvero male solo in alcune parti del resort. In particolare prende nella zona della reception, in camera prende malissimo e paradossalmente a volte prende meglio in spiaggia che in camera. Il fuso orario del Madagascar prevede che ci sia un'ora in più rispetto all'Italia, una regola strana molto particolare dell'Andilana che hanno aggiunto un'altra ora di fuso orario. È inventata questa regola, ma è per guadagnare un'ora di sole. Come ti chiami tu? Io? Francesco. Francesco? Sì. Bene. Grazie. Come Francesco Totti. Francesco Totti. Ciao. Grande, ciao. Nel resort di fronte alla reception c'è una boutique dove si possono acquistare vestiti tipici, colorati, malgasci. Questa è la palestra dell'Andilana. Per niente sponsorizzata, non l'avete mai vista sui social, la vedete oggi in questo video. È piccolina ma neanche male attrezzata. Addirittura ci è stato detto che ogni tanto in questo campetto a 5 in erba naturale viene a allenarsi la nazionale malgascia. La struttura offre anche un servizio a pagamento di lavanderia ed è presente anche un parrucchiere in resort. La spiaggia è costruita a forma di L, su un lato vi è la zona relax dove nessuno ti rompe le balle, fondamentalmente ti puoi riposare tranquillamente senza che l'animazione venga a chiederti informazioni e coinvolgerti in qualche attività o gioco. Questa spiaggia è un pochino più rocciosa rispetto all'altra dove c'è l'animazione, quindi tutto il tempo musica a palla, però è molto bello perché c'è la possibilità di partecipare a tornei, fare attività sportiva quali beach volley, beach tennis, bocce e tante attività tutte assieme, balli di gruppo ad esempio, fitness, yoga oppure acqua gym in piscina. Consiglio di provare entrambe le spiagge, io ero venuto qua con l'idea di rilassarmi, però devo dire che non sono riuscito a resistere ai tornei sportivi organizzati tra l'altro da un'animazione veramente brava appartenente al gruppo del Bravo Villaggio. Il mare è molto bello, secondo me non è paragonabile a quello della Sardegna, tra l'altro c'è un fatto particolare perché la mattina c'è spesso, se non quasi sempre, bassa marea.
Attenzione perché i due lati della spiaggia sono ben diversi tra di loro. Spesso in uno c'è il mare molto alto, nell'altro magari c'è la bassa marea, quindi è bene provare a guardare tutte e due le spiagge. Per quanto riguarda il tour del nord, è già disponibile sul mio canale YouTube un video apposito in cui racconto nel dettaglio tutte le tappe, l'avventura che abbiamo vissuto per andare alla scoperta del vero Madagascar. Ci sono poi tante escursioni giornaliere che si possono fare. Io ho fatto la riserva naturale di Lokobe, Nosy Ranja e Nosy Sakatia, dove siamo andati a fare il bagno con le tartarughe. Anche qua potrete vedere i video sul mio canale. Informazione molto molto importante, aprite bene le orecchie. Le escursioni sono prenotabili sia tramite la struttura oppure tramite i Beach Boys, questi fantomatici ragazzi malgasci che cercano di accattarti in spiaggia la mattina. Inizialmente si può essere spaventati perché non si ha magari la garanzia che siano della struttura e quindi non si conoscono questi ragazzi. Io ho fatto tutte e tre le escursioni con un Beach Boy di nome Franco, che conoscerete negli altri miei video, e mi sono trovato benissimo. Qual è la differenza tra le escursioni dei Beach Boy e quelle organizzate invece dal resort? Si vedono le stesse cose. La sostanziale differenza, ragazzi, è il prezzo. Se prenotate con i Beach Boys, sulle escursioni giornaliere risparmierete circa un terzo, se non metà, del costo delle escursioni prenotate invece con il resort. Considerate ad esempio che l'escursione giornaliera alla riserva naturale di Lokobe io l'ho pagata 60 euro con i Beach Boys, mentre con il resort veniva 108 euro, quindi non c'è poca differenza. La piscina, come potete notare, è gigantesca. Viene utilizzata sia da bambini e adulti, è alta al massimo circa 1,60 m. Questa è la zona ristoro del resort, dove si fa colazione, pranzo e cena. Al buffet, ragazzi, si mangia ogni ben di Dio, quindi o tornate ingrassati o avete fatto almeno 15 escursioni giornaliere o tour del nord dove si cammina e si fatica, perché qua si mangia davvero tantissimo. Grazie al formato All-Inclusive durante la giornata si viene rimpinzati di spuntini dai ragazzi dell'animazione. Il pranzo, la cena e anche la colazione sono davvero ricchissimi. C'è un buffet gigantesco e tante specialità. Si mangia come in Italia? Quasi, possiamo dire quasi, sì, è veramente buono. Comunque si può mangiare tantissimo. Davanti ai ristoranti Pili Pili c'è un bar aperto tutta la giornata che sforna continuamente pizze. C'è la possibilità di prendere caffè, acqua, bibite, granita, sempre a costo zero. C'è poi la possibilità anche di usufruire di servizi quali il SUP o la canoa. Noi li abbiamo provati entrambi e è veramente bello. Cazzo, cazzo! Non ho proprio stabilità. No. Anche questo senza aggiungere un euro. Questa è la zona invece dedicata ai bambini. C'è una parte dell'animazione che sta tutto il giorno con loro, quindi se siete genitori e state guardando questo video, sì, potete parcheggiare i vostri figli per tutta la giornata a loro. Ci sono tante coppie che vengono qui in viaggio di nozze, effettivamente è un posto molto romantico e magico. Qua avete la possibilità anche di fare un massaggio in mezzo alla natura e rilassarvi. Questa per esempio è la mia stanza, ovviamente tutta in disordine, ma almeno ve la faccio vedere. Cosa fondamentale per noi italiani, c'è il bidet. C'è tutto il necessario. Armadio con cassaforte, portavalige. Abbiamo anche una televisione che prende anche qualche canale italiano. Letto che viene addobbato a dovere all'arrivo. E soprattutto vista mare a piano terra. Con questo balconcino interno privato. Il bar invece offre per tutta la giornata la possibilità di prendere drink o caffè a costo zero. Alcuni drink sono inclusi, altri esclusi dall'offerta All Inclusive. Ogni sera è dedicata ad un certo tema, per esempio c'è la serata Total White in cui ci si veste tutti di bianco, oppure la serata Malgash in cui ci si veste molto colorati, o ancora la serata tema mare, quindi in bianco, azzurro, blu. La sera nel teatro del resort viene organizzato per circa un'oretta uno spettacolo da parte dell'animazione molto carino. Alcune sere poi viene messo anche il DJ set per i più giovani, ma non solo, partecipano anche gli adulti e è bello che ci si mischia un po' tra tutte le età per ballare e divertirsi in spiaggia al ritmo della musica. Il costo per alloggiare a Landilana è veramente alto, ma secondo me a posteriori, a fine vacanza, posso dire che i servizi messi a disposizione e tutti i comfort che ti regala Landilana valgono tutto il prezzo che si paga. Per ogni altra informazione sull'Andilana, sulle escursioni, sul tour del nord, non esitate a contattarmi. Io mi chiamo Mattia Bellone e potete scrivermi tranquillamente su Instagram. Ciao!